Noi pensiamo di avere un punto privilegiato di, di analisi e di conoscenza che è Metaurilia, abbiamo guadagnato la fiducia delle famiglie, siamo entrati nelle case, abbiamo raccolto fotografie, documenti e soprattutto racconti, eh, memorie che però appartengono a tutta la città di Fano. Metaurilia è una storia... Particolare da raccontare, eh, no? questa borgata di fondazione, però poi quella che era la quotidianità. Siccome eh, nel primo volume narravamo 31 storie, 31 famiglie, abbiamo avuto poco spazio per fare degli approfondimenti. Invece in questa occasione eh, le, le storie sono 21, quindi molte pagine libere su cui fare degli affondi. Cioè ogni famiglia ha avuto l'opportunità di raccontare eh, eventi locali o nazionali di grande significato. E che però spiegano i comportamenti individuali. Eh, posso fare l'esempio della tassa sul celibato. Dopodiché uno si può chiedere come mai si sposavano tutti molto giovani. Eh, ecco, noi approfondiamo anche questi aspetti diciamo, di storia eh, nazionale che con, accomuna tanti. Quando verrà presentato il libro e in quale contesto? Il libro verrà presentato venerdì qui alla Memo eh, dalle 17:30 alle 19:00 eh, sarà un momento conviviale, io dico. Poi eh, si fa serata con i nostri ospiti, con chi ci segue, con chi eh, si è affezionato a noi perché alle 7:15, cioè alle 19:15 andremo al Politeama a rivedere Terrabassa. Anzi, invito tutti coloro che non l'avessero visto e desiderassero rivederlo, è una grande Opportunità alle 19.15, dura un'oretta perché a seguire andremo al ristorante per una cena del cavolo. Ehm. Bisogna prenotare entro stasera ai contatti che trovate nel volantino e nel sito e con museo.metaurilia.it. In altra data, alla presentazione del libro sulla Borgata del Cavolo, si associa anche un incontro, un convegno di carattere urbanistico ma di un'urbanistica particolare. Marco Labate, di che cosa si tratta? Si tratta di un convegno che tiene insieme linguaggio urbanistico e linguaggio storico, cioè interverranno storici contemporaneisti e urbanisti, e che cercherà di raccontare eh, il villaggio Ciano e la eh, borgata di Metaurilia nel suo sviluppo, nella, suo, eh, nella maniera in cui si sono costruite, con le loro contraddizioni, con le loro, diciamo anche la miopia urbanistica e il successo economico che invece le accompagnò, ma dentro un contesto più ampio che è quello nazionale, quindi affiancarla ad altre specie. Di borgate di fondazione. Sì, ma questo intervento a Metaurilia nel quartiere Ciano, è particolare rispetto al resto d'Italia? tutti gli interventi hanno una loro peculiarità, possiamo dire che è, ehm, è particolare rispetto alle marche, perché è una realtà unica, la borgata semirurale di Metaurilia.